con i giovani. A parte delinquente seriale, insomma. Ognuno ovviamente si esprime come sa e come può, Sposetti lo fa così. E, ripeto, non dimentichiamo mai che ogni 5 anni questo tipo di cose ce le ritroviamo di fronte, a prescindere da chi guida i partiti, e che questo accade inevitabilmente in tutti, diciamo, compresi partiti che si sono appena costituiti. Però detto questo, il tema dei giovani purtroppo questo partito ce lo ha da un po' prima che arrivasse Renzi. Anzi, certamente con Renzi nella fase delle primarie avevamo recuperato in questo senso, perché quando c'è stato il risultato del 40% alle europee, il voto sicuramente dei giovani è stato un non voto importante. Ho letto da qualche parte, ma forse su questo la dottoressa Ghisleri può smentirmi o confermarmi, che tendenzialmente comunque i giovani che votano sono in maniera quasi equilibrata votanti per il PD e per il Movimento 5 Stelle. Il tema No, vero, sbaglio? no, è vero. Allora, diciamo che la metà dei giovani, un ragazzo su due Es fino ai 24 anni, non, non va a votare. esattamente, non Quelli arrivavo a che. questo, dottoressa, stavo arrivando esattamente a questo. Il problema che abbiamo di fronte noi, certamente, la politica, è che esattamente la metà dei giovani non va proprio a votare. E ha un rifiuto della politica e ha, diciamo, e non perché non necessariamente è interessata alla politica, perché la politica non riesce a fornire delle risposte Perché credibili. non gli parla, Sì, perché la certo, politica non parla ai ragazzi, esattamente. Sono quindi è proprio. assolutamente. Però ieri forse invece di presentarsi con le sue nonne, che per carità sono importantissime, gli anziani, i nonni, tutti vanno benissimo, ma diciamo così è una formula che aveva già utilizzato, se si fosse confrontato con due diciottenni in un liceo forse sarebbe stata una notizia, ma non Allora, ce l'ha io penso che detto tutto si possa dire a Renzi, tranne di non essersi confrontato nei licei, di non aver la ragazza. fatto l'ira di Dio, sia durante la Ha fatto campagna. un sacco di Quando era fama. Sindaco. ecco, no, voglio dire, no, non solo quando era sindaco, quando era Presidente del Consiglio, quando c'è stato il referendum, e non è che le politiche che ha messo in campo del governo, non, il governo, con Renzi prima e con Gentiloni poi, non siano Hanno politiche che in fatto qualche tutto ciò. modo non abbiano anche tentato di aprire un rapporto con i giovani. Ci si può essere riusciti, si può non essere riusciti. Però adesso c'è questo accanimento, adesso ho sentito anche Specchia, dobbiamo anche metterci d'accordo, perché o Renzi, come tutti dite, è ormai morto, defunto, prossimo Mai alla cosa. detto. No, 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 siccome il quadro è questo, Mai adesso detto. addirittura ha la forza, che non c'ha più la presidenza del Consiglio, c'ha la segreteria traballante perché Letta si scuote da Firenze, ha la forza addirittura di condizionare le nomine alla È SIPRA e quindi giusto. tutto questo. E beh, sono Mettiamoci tutti suoi uomini d'accordo. ancora lì, eh? Gli Allora. uomini sono ancora quelli di Renzi, quindi Allora, se. ma Renzi c'ha uomini dappertutto, poi diciamo tendenzialmente vediamo che questi uomini di Renzi vabbè, non sono se. proprio, no? Però dico, ci dobbiamo mettere d'accordo, o è Quello è vero. il diavolo che improvvisamente riprende la sua forza e distruttrice e va dentro i gangli di tutto il paese, oppure, che è la versione diciamo specchia, oppure dobbiamo scegliere se invece è l'uomo privato alla fine. Io penso che ci siano, diciamo, delle esagerazioni nel senso e nell'altro. Certamente il Partito Democratico sta vivendo un momento non semplice. Ovviamente, diciamo, la vetrina è sempre la vetrina di quello che accade nel Partito Democratico, poi di quello che accade negli altri partiti, anche se magari succedono cose molto peggiori, non se ne parla. Cioè, il Movimento 5 Stelle che fanno sparire dei nomi dalle liste, però non ci sono scandali, nessuno se ne occupa e via dicendo. Mi viene fatta la lezione dalla collega Geloni, perché io avrei fatto il giochino di far finta Di di. scrivere il Io post. diciamo, parlo per me, ognuno dovrebbe avere la possibilità di farlo. Ho una storia che parla rispetto al mio modo di fare politica e al mio modo di mettermi in discussione. L'ho fatto quando ho scelto di fare il candidato sindaco di Roma in una situazione persa. L'ho fatto quando ho fatto battaglie nelle quali venivo messo dietro la porta dai segretari che adesso stanno in LeU. L'ho fatto quando ho fatto le primarie e lei faceva il ballo del giaguaro sul terrazzo del Nazareno. L'ho fatto adesso che mi sono scelto un collegio e non prendo lezioni da un partito che ha il suo capo Speranza, che è Carabè Molisano, e che si è fatto garantire in Lucano. tutti i Lucano, chiedo scusa, e che si è fatto garantire in tutti i plurinominali della Ma perché Toscana. avete fatto i plurinominali? È Scusa, una perché legge che ha avete fatto fatto. le Siccome multicandidature, stai tentando. Roberto? Allora te lo L'avete spiego. fatta voi la Siccome legge? stai pensando di entrare in Parlamento, il No, primo. chi se ne frega? Io non ce l'ho la Benissimo. pluricandidatura. Ma perché Ti avete sei fatto la candidata, ti sto spiegando una cosa. pluricandidatura?
siccome stai pensando di entrare in Parlamento, devi imparare che la prima cosa è che in Parlamento le leggi si fanno con i voti che ci sono. Se no non si fanno le leggi. E quindi quella legge è figlia di un compromesso. Se no non si sarebbe fatta la legge, se non si faceva la legge tutti capito, qui stavano a dire non siete stati in grado di fare la legge. Però scusa, quella è una legge, no, sì. Però c'è un vizio qui nel senso che se fosse avete provato a discutere di Tedeschellum a giugno, ma sappiamo tutti che quel tentativo è fallito perché tutti sospettavano che in realtà ci fosse dietro questo tentativo una spinta per votare a settembre, quindi per anticipare la legislatura. Può darsi che se si fosse data più priorità al contenuto della legge, magari avreste fatto il contrario e non vi sareste trovati con i problemi di fare la coalizione, non fare tutti, la coalizione, tirare dentro quello. Io vi voglio bene a tutti, soprattutto a voi giornalisti. Infatti è esattamente così. Quando abbiamo detto facciamo una legge elettorale subito dopo il referendum in un certo modo, abbiamo proposto il Mattarellum e via dicendo, il concerto di tutti è stato Renzi vuole andare alle elezioni immediatamente. C'era una... Ma lo vedi? Allora c'era. Poi se non fai la legge e aspetti... Ma allora... no, ma io non sto parlando dei parlamentari stessi, in Parlamento tutti temevano che fatta la legge si andava al voto. Tutti tranne uno, va bene? Tutti. Allora, facciamo però una cosa, perché sennò si parla per tutti. Cioè, non potete parlare per tutti, potete parlare per voi. Allora, quello avete detto che voleva andare e infatti non ci è andato. Poi dopo è arrivata l'accusa, voi fate la legge elettorale all'ultimo momento come non vuole Europa, perché in questo paese va tutto così. Come fai una cosa, c'è qualcuno che dice che la fai in un modo... Bene, vorrei informarti che il Tedeschellum non è saltato perché noi non volevamo andare alle elezioni, è saltato perché i 5 Stelle... hanno fatto saltare l'accordo, ma non so cosa tenessero, è un dato di fatto, non si è fatto. Io ricordo che in Parlamento tutti dicevano non la votiamo perché sennò andiamo al voto. No, come non la votiamo? L'abbiamo votata. Voi... E nel segreto l'hanno appostata. Ma voi ci volevate andare al voto? Voi ci volevate? Io parlo degli altri gruppi, stai parlando dei 5 Stelle, non so, probabilmente magari dietro c'era un ragionamento. Lo diciamo dalla mattina alla sera che vogliono andare al voto, ti pare che 5 Stelle non volessero andare al voto? Allora, però non facciamo, ogni tanto atteniamoci agli atti. A giugno non erano tanto pronti. Comunque, vabbè, ci siamo arrivati. Ogni tanto atteniamoci agli atti. Io dico semplicemente che questa legge elettorale è un compromesso che viene dopo che un altro compromesso che era stato messo in campo è stato fatto fallire. Sì. E che tutti dicevano che non ci sarebbe stato niente di peggio e di più ignominioso, vorrei dire con ragione, del fatto che per l'ennesima volta il Parlamento non fosse in grado di fare una legge elettorale e che si fosse andati a votare con la risultante di 2 bocciature della Corte Costituzionale. Perché l'alternativa era questa, Geloni.